E passiamo alla politica, ormai siamo alla penultima settimana di campagna elettorale. Oggi nel corso della tribuna elettorale della nostra testata i sei candidati alla presidenza della regione si sono di nuovo confrontati. Una sintesi del dibattito da Silvano Barone. Ancora 11 giorni di campagna elettorale per i sei candidati alla carica di presidente della regione che oggi si sono nuovamente affrontati nella tribuna elettorale. Il rinvio delle elezioni è stato accettato positivamente da tutti, anche se è stato sottolineato che l'Abruzzo ha urgente bisogno di un governo. Sanità e crisi economica, i temi toccati dai candidati. Ecco le loro proposte su come affrontare la recessione. Bisogna occuparsene subito, non domani, dopodomani, immediatamente. Bisogna attivare subito un confronto serio con il governo nazionale che ci dica che si organizzi una piattaforma da parte del governo regionale di alcuni provvedimenti, di alcune misure che possono andare a sostegno dell'economia, delle aziende, dei lavoratori in questa regione, che coinvolgendo anche i candidati presidenti in questo caso, perché deve essere lo sforzo di tutta la classe dirigente abruzzese. Ritengo anch'io che si debba aprire un'interlocuzione con il governo nazionale. Noi crediamo che sia opportuno ricreare una compattezza e una solidarietà di classe che va dal precario all'immigrato, da tutti quei soggetti, dalle donne che sono l'altro soggetto debole, che in questi giorni vengono espulsi dal mondo del lavoro, e l'appuntamento del 12 dicembre, lo sciopero generale, è un appuntamento per noi essenziale per ricostruire una vertenzialità per l'aumento del salario, l'adeguamento al costo della vita. È vergognoso che l'Abruzzo, la stampa abruzzese, consenta a questi signori di venire qui a fare la passerella mentre la Sevel rischia 500 licenziamenti, mentre la Roma Nazzi sono 400 licenziamenti, mentre la Valle di Bussi sono 1000 licenziamenti, mentre la Valle Peligna sono 1000 licenziamenti. A queste famiglie che fra un mese non avranno stipendio, cosa dicono questi maledetti ministri? Noi siamo contro la delocalizzazione delle fabbriche e delle industrie che si trovano in Abruzzo. Chi per noi delocalizzerà non avrà un incentivo, dico un euro di incentivo. Saremo invece per tutti quegli abruzzesi che, come gli artigiani, come i coltivatori, come gli agricoltori, come quelli che si occupano di turismo, daranno posti di lavoro e forza al nostro territorio. Io sono certamente convinto che un'interlocuzione col governo sia assolutamente essenziale. Nei momenti di grande difficoltà e di grande crisi, una task force che si occupi con il governo di affrontare le criticità nella nostra regione è assolutamente essenziale. Perciò io ritengo che ci voglia un Abruzzo più forte da un punto di vista politico, appunto perché possa avere col governo quella interlocuzione che deve essere su un piano ovviamente di grande considerazione reciproca, ma soprattutto di grande aiuto reciproco. Qui ci sono due pericoli. Il primo pericolo è che queste grandi aziende possano considerare un periodo di crisi che può durare un anno e mezzo, due anni, come un motivo per disimpegnarsi. Noi dobbiamo fare in modo che queste aziende non si sentano più ospiti del territorio, ma rimangano qui. Per farlo dobbiamo investire sul polo dell'innovazione dell'automotive, dobbiamo investire nei centri di ricerca, dobbiamo costruire una rete di servizi che faccia sentire queste aziende definitivamente stabilizzate sul territorio regionale, da una parte, per superare la crisi. Dall'altra bisogna evidentemente intervenire sui lavoratori.